L'intera filosofia occidentale non è nient'altro che una nota a piè di pagina rispetto alla filosofia platonica. Queste parole sono state pronunciate da Whitehead, filosofo inglese vissuto tra il 1861 e il 1947. Platone, dunque, ancor più che Aristotele, sarebbe il fulcro, l'epicentro della filosofia occidentale. E l'obiettivo di questa lezione è per l'appunto quello di mostrare la validità di questa asserzione del filosofo inglese attraverso almeno un paio di esempi. Esempi che per l'appunto mostrano come in Platone siano presenti in nuce, embrionalmente, una serie di tendenze, di aspetti che poi verranno sviluppati dal pensiero successivo. Qui mi limiterò a due esempi. Innanzitutto alla diretta influenza che Platone esercita sul suo immediato e più importante discepolo, ovvero Aristotele. Insomma, Aristotele, fondatore della logica, individua in due principi la base stessa della logica. I due principi sono il principio di identità e il principio di non contraddizione. Tradizionalmente, il principio di non contraddizione si ritiene sia stato fondato da Aristotele ed è per l'appunto all'interno della filosofia aristotelica, segnatamente della logica aristotelica, che lo reperiamo, lo troviamo con gli esempi specifici addotti dallo Stagirita. Ma forse non tutti sanno che già nella Repubblica Platone presenta una prima formulazione di questo principio che sarà interessante andare a leggere. E il secondo esempio invece che addurrò riguarda tutto un altro periodo temporale, in quanto sempre nella Repubblica, sommo dialogo platonico, il dialogo del celeberrimo mito della caverna, Platone presenta alcune riflessioni che potremmo definire di sapore freudiano. Ovviamente tutto questo va preso fortemente con le molle, però se entriamo nel testo, quando lo faremo, vedremo per l'appunto come certe assonanze con proprio il linguaggio freudiano siano veramente molto forti. Quindi direi che si possa direttamente passare ai testi, alla loro lettura e analisi per vedere la fondatezza di questo assunto. Platone può davvero essere considerato l'anticipatore di una serie di tendenze importanti, di una serie di linee di pensiero e di filosofia, anticipatore al punto tale da rendere giustificabile e valida l'affermazione di Whitehead. L'intera storia della filosofia occidentale non è nient'altro che una nota a piè di pagina rispetto alla filosofia platonica. Andiamo dunque a vedere. Innanzitutto possiamo ricordare brevemente che cosa sia l'aristotelico principio di non contraddizione. Per quanto riguarda questo, vi rimando sempre alla specifica lezione che ho postato, inserito su questo canale. In ogni caso, brevemente, che cosa afferma Aristotele con il suo principio di non contraddizione? Che una cosa non può essere e non essere allo stesso tempo e sotto il medesimo rispetto. Quindi io posso dire: Socrate non può essere più alto e più basso di Platone allo stesso tempo, per l'appunto. Non può essere allo stesso tempo Socrate e sotto il medesimo rispetto, paragonato allo stesso ente, ovvero Platone, essere più alto e più basso. Socrate può essere più alto e più basso di Platone, ma in tempi diversi. Evidentemente Socrate sarà più alto di Platone quando Platone è bambino, ma potrà essere più basso di Platone quando Platone appunto avrà la maggiore età e Socrate, invecchiando, subirà anche il naturale scorciamento, accorciamento delle vertebre che ci caratterizza. Per converso, si può dire che allo stesso tempo Socrate può essere più alto e più basso, ma sotto diversi rispetti. Quindi allo stesso tempo, in uno stesso momento, Socrate può essere più alto di Platone, ma più basso di Aristippo. Però una cosa non può essere e non essere allo stesso tempo e sotto il medesimo rispetto. Questo è il principio di non contraddizione aristotelico, assai più articolato, come vi dicevo, vi rimando per approfondimenti e chiarimenti ulteriori alla lezione specifica. Potremmo anche ricordare quale sia il senso del principio di non contraddizione aristotelico, cioè quale sia il suo scopo, la sua finalità. In realtà,
Questo principio, che come vedremo è già presente in Platone, anche se formulato in modo probabilmente ancora abbozzato e non con la sistematicità che troviamo poi nell'opera invece di Aristotele, questo principio risponde a un'esigenza fondamentale: abbattere il relativismo, abbattere il relativismo gnoseologico e abbattere anche il relativismo etico, nonché proprio a livello ontologico l'idea che la realtà sia caratterizzata da un costante divenire. Perché? Perché se la realtà fosse caratterizzata soltanto dal divenire, da un costante ed esclusivo divenire, sarebbe impossibile la conoscenza delle cose, perché sarebbe proprio impossibile nominare le cose stesse. Cioè si arriverebbe in sostanza al paradosso non di Eraclito, ma di uno scolaro di Eraclito, ovvero Cratilo, secondo il quale non si può neppure affermare che l'uomo non si può calare due volte nello stesso fiume, ma non si potrebbe neppure nominare l'ente fiume, perché ogni cosa cambia in un modo così radicale da rendere impossibile la stessa nominazione. Impossibilità di nominazione sta a significare impossibilità di conoscenza. Perché vi sia una conoscenza stabile, occorre che l'essenza, ovvero la realtà, ovvero l'ontologia, abbia almeno una certa base di stabilità. Non vuol dire che il divenire sia pura illusione, come affermava Parmenide, non vuol dire negare l'esistenza del divenire, ma vuol dire comunque ritenere che oltre il divenire vi sia qualcosa di stabile, vi sia una stabilità dell'essenza. Dire dunque che una cosa allo stesso tempo e sotto il medesimo rispetto non può essere e non essere vuol dire fissare entro certi limiti l'essere, vuol dire che le cose hanno, almeno entro un certo limite, una loro solidità barra stabilità. Questo è quello che interessa moltissimo a Platone, dottrina platonica delle idee, ma che interessa anche Aristotele. Platone trova questa stabilità e solidità nella dottrina delle idee, Aristotele nella teoria della sostanza. L'universale separato per Aristotele non è ammissibile, come lo è invece per Platone, ma c'è in entrambi il desiderio di rispondere a questo rischio dato dalla deriva verso il divenire degli enti. Dicevo che il principio di non contraddizione serve a Aristotele e anche a Platone per garantire una conoscenza solida e salda che deve riposare su un'essenza che abbia perlomeno una certa base e radice di stabilità. In Platone c'è anche un altro aspetto piuttosto importante, che è quello che questo principio di non contraddizione, che come ora vedremo è già formulato all'interno della filosofia platonica, risponde all'esigenza di contrastare il relativismo gnoseologico ed etico della sofistica, perché altrimenti si cadrebbe nel rischio dei discorsi doppi, i logoi doppi, vi ricordate, di scuola protagorea, secondo cui una cosa è bella o brutta, buona o cattiva a seconda del punto di vista. Questa cosa è inammissibile per Platone, anche perché a livello etico condurrebbe a qualcosa di inaccettabile, condurrebbe all'anarchia, condurrebbe all'impossibilità di cercare il bene e la virtù e di avere una vita politica e comunitaria e sociale salda e proficua. Questo è un aspetto che interessa moltissimo a Platone, ma del resto da questo punto di vista, nella ricerca di universali etici, Platone non fa altro che radicalizzare la strada già individuata da Socrate, perché se ci pensate Socrate cercava delle definizioni universali. Ricordiamo l'esempio che già vi ho illustrato dell'Ippia Maggiore. Sto andando a fare, dice Ippia a Socrate, un discorso molto bello, poi Socrate dà a Ippia la scossa della torpedine, mostrando come Ippia non abbia contezza, fondatezza di che cosa significhi bellezza, perché alla fine la bella fanciulla rispetto alla divinità appare brutta, dunque è bella e brutta allo stesso tempo. Questo rischio, il rischio del relativismo etico, che può condurre a un rischio di anarchia a livello sociale e politico, deve essere assolutamente smentito da Platone, deve essere assolutamente evitato. Ecco perché Platone stigmatizza tutti i tipi di relativismo etico, gnoseologico e anche ontologico. E dunque ecco perché
ancora prima che in Aristotele, il principio di non contraddizione risulta essere presente già nella filosofia platonica, e da questo punto di vista Platone fa veramente scuola nei confronti di Aristotele, Aristotele che pure si allontanerà poi per molti aspetti dal maestro. Ora andiamo a leggere i testi. In questo passo della Repubblica Platone immagina un interlocutore, una persona che smentisca la validità del principio di non contraddizione. Leggiamo cosa viene affermato. Ora metti il caso che il nostro simpatico interlocutore, in vena di sottigliezze, ci facesse osservare che le trottole, sono nello stesso tempo immobili e in movimento, quando, restando ben fisse al centro, girano tuttavia su se stesse con movimento rotatorio regolare, e che ogni altra cosa che giri su se stessa senza mutare sede si comporta allo stesso modo. Quindi questa persona, negando il principio di non contraddizione, dice: veramente il principio di non contraddizione non ha senso alcuno, perché la trottola allo stesso tempo è ferma e si muove. Risposta: bene, noi non saremmo d'accordo, ritenendo che tali oggetti, non in relazione alle stesse parti di se stessi, si muovono e sono inquiete, e faremmo osservare a nostra volta che a essi bisogna distinguere l'asse e la circonferenza. Ne consegue che la trottola è ferma per quanto riguarda l'asse, che non subisce inclinazioni, ma per quanto riguarda la circonferenza si muove di modo rotatorio. Che se invece l'asse durante la rotazione si inclinasse a destra o a sinistra, un avanti o indietro, non ci sarebbe parte di essa che fosse inquiete, e la trottola non sarebbe più neppure ritta in piedi. Quindi è immobile e in movimento, ma non nello stesso rispetto. Quindi una cosa non può essere e non essere allo stesso tempo e sotto il medesimo rispetto. È in movimento e non è in movimento, ma sotto differenti rispetti, e quindi sì che vale anche in questo caso il principio di non contraddizione. Risposta: esatto, disse, e dunque non ci faremo spaventare da nessuna di queste affermazioni, e nessuna ci persuaderà che una medesima cosa, in quanto è se stessa, possa fare, essere o subire cose contrarie, nello stesso tempo, nella stessa parte di sé, nello stesso rapporto, che è come dire sotto il medesimo rispetto. Un'altra formulazione rispetto a quella aristotelica, una formulazione ancora abbozzata, una formulazione che non si radica all'interno di una fondazione specifica della logica, della teoria del sillogismo, che pure sarà invece elaborata da Aristotele, però in Platone è presente già questa linea di pensiero aristotelica. Ancora una volta Whitehead sembra aver ragione: l'intera filosofia occidentale non è che una nota a piè di pagina rispetto alla filosofia platonica. Siamo adesso pronti per addurre il secondo esempio, che riguarda tutt'altro periodo storico-temporale, perché ora il parallelismo che voglio istituire è tra Platone e Sigmund Freud. Per quanto riguarda Freud, anche qui rimando alle specifiche lezioni che ho caricato su questo canale. In ogni caso è molto noto chi sia Freud, il fondatore della psicoanalisi e anche l'introduttore di un concetto rivoluzionario che è quello dell'inconscio. L'inconscio, sede di desideri e di istinti, di pulsioni inconfessabili, rimosse, che sono spesso legate a un trauma originario che il soggetto non vuole riconoscere, non vuole rendere accessibile alla coscienza. Naturalmente tutte queste categorie non possono essere presenti nel testo platonico, ancora una volta in un estratto della Repubblica che andremo a leggere, però ci sono veramente delle assonanze molto curiose e molto interessanti. Per esempio Freud affermava che i sogni siano la porta d'accesso all'inconscio e che nel sogno avvengano determinate cose che noi non sperimentiamo nella vita cosciente perché ci risultano inconfessabili, inaccettabili da parte del soggetto. Sono desideri che il soggetto non vuole vedere, delle parti di sé che il soggetto non vuole vedere, e anzi addirittura Freud introduce nel sogno l'azione della censura, una forza che cambia il sogno e che non fa riconoscere chiaramente quale fosse il desiderio inconscio di cui il sogno vuole essere a pagamento. In ogni caso, comunque, all'interno della vita onirica si spalanca
la porta dell'inconscio, che sarà poi compito dello psicanalista decifrare, analizzare, decodificare, ecco il titolo della celeberrima opera freudiana, L'interpretazione dei sogni. Però ora è interessante andare a vedere quali siano le grandi e importanti assonanze con il testo platonico. Ecco, così come farà Freud, già Platone nella Repubblica vede la vita onirica come una dimensione in cui accadono eventi fortissimi, in cui la dimensione pulsionale prende il sopravvento su tutte le altre, ancora con il linguaggio e con le categorie platoniche, in cui potremmo dire domina, riecheggiando il mito della bigalata di cui Platone invece parla nel Fedro, il cavallo nero, che veramente durante la vita onirica non viene dominato dalla parte razionale dell'anima, quella che è in grado di cogliere le idee dall'auriga. Andiamo proprio a leggere direttamente l'estratto della Repubblica. Ma di che pulsioni, di che desideri stai parlando? Di quelli che si scatenano durante il sonno. In tale frangente, una parte dell'anima, quella razionale, mansueta, che deve governare l'altra, ecco il linguaggio tipico del Fedro, dorme. Ed ecco che la parte belluina e selvaggia, spesso eccitata da traboccante sazietà ed ebbrezza, balza su e, come svestendosi del sonno, cerca di liberarsi e di dare soddisfazione alle sue pulsioni. Sai bene infatti che in simili circostanze oserebbe commettere qualsiasi delitto, come sciolta e staccata da ogni vergogna e da ogni saggezza, e non avrebbe nessuna esitazione nel suo torbido fantasticare, neppure a tentare di unirsi con la madre, con qualsiasi uomo, con un dio, con le bestie. Non vi è stravizio di gola, non vi è macchia di delitto di fronte al quale arretri. Vedete, cioè durante la vita onirica prende spazio la vita pulsionale in un modo tale da distruggere qualsiasi inibizione. Prende forma quello che Freud chiamerà es, l'es, la parte pulsionale che segue il principio del piacere, quella parte che vuole tutto e subito e che durante la vita cosciente, la vita della veglia, viene tenuta a freno dal superio. Che cos'è il superio? Brevemente, è quella forza psichica in cui l'individuo, dice Freud, introietta tutte le regole del vivere sociale. Il bambino, sin appunto da piccolo, riceve un'educazione dai genitori, dalla scuola, dalla stessa società, un'educazione che gli dice cosa può fare e anche cosa non può fare, cosa non deve fare, perché altrimenti se dessimo sfogo a tutte le nostre pulsioni, a tutti i nostri istinti, diventeremmo dei criminali. La vita civile, la vita sociale, la vita politica non sarebbe possibile per l'appunto. E il superio non è nient'altro che l'introiezione a livello psichico di tutte queste regole del vivere civile che si sono vissute, viste, sperimentate attraverso l'educazione sin da piccoli. Ecco, ma durante la vita onirica pulsionale il superio viene meno appunto la parte pulsionale, viene meno quello che nel linguaggio platonico è la parte razionale dell'anima, che dovrebbe dominare il cavallo nero, e fuori di metafora, anzi associando il linguaggio platonico a quello freudiano, il cavallo nero in Platone rappresenta l'es di Freud, mentre invece l'auriga di Platone, la parte razionale dell'anima di Platone, in questo caso, come parte che deve controllare le pulsioni, rappresenta il superio di Freud. Cioè, vedete quanto sono forti i legami? E in fondo, direi, nel testo ce n'è anche un altro, perché vado a riprendere ancora una volta il testo, lo vado a riprendere e qui leggo la parte finale, dove Platone afferma che in simili circostanze oserebbe commettere qualsiasi delitto, come sciolta e staccata da ogni vergogna e da ogni saggezza, e non avrebbe nessuna esitazione nel suo torbido fantasticare, neppure a tentare di unirsi con la madre. Guarda caso, Freud parla del complesso di Edipo, quello in cui, stando alla tragedia Edipo Re di Sofocle, Edipo si unisce con la madre, va a letto con la madre, giace con la madre, poi ucciderà anche il padre. E appunto il complesso di Edipo è uno dei punti cardine centrali della psicanalisi freudiana, la cui risoluzione è fondamentale poi per l'equilibrio della personalità adulta. E guardate queste assonanze come sono forti. Il fatto che nel sonno
Già Platone vede la predominanza, la preponderanza, la forza della dimensione pulsionale, il venir meno dei lacci di quello che Freud chiamerebbe superio e che lui invece chiama anima razionale. Un discorso che quasi anticipa appunto il complesso di Edipo di cui parla Freud. Insomma, ancora una volta davvero Platone come l'anticipatore, il grande anticipatore. Ancora una volta ritorna in auge la frase di Whitehead: la storia della filosofia occidentale non è nient'altro che una nota a piè di pagina rispetto alla filosofia platonica. E con questo spunto di riflessione, nella consapevolezza che molte altre di queste anticipazioni, di questi spunti, di queste tendenze presenti nel testo platonico possono ritrovarsi in altri filosofi, pensatori, intellettuali, chiudo questo incontro. Ciao a tutti!